vanno tempestivamente adottate tutte le disposizioni per fronteggiare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie, sulle imprese. Per questa ragione il Governo chiede oggi al Parlamento di autorizzare uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica definiti nella scorsa nota di aggiornamento al DEF per un importo fino a 20 miliardi di euro, pari all'1,1% del PIL in termini di indebitamento netto, che corrispondono a circa 25 miliardi di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e per cassa. Con la prima relazione inviata al Parlamento lo scorso 5 marzo, il Governo aveva previsto uno stanziamento di risorse di circa 7,5 miliardi, corrispondenti a un indebitamento di 6,35 miliardi, pari a circa 0,3 punti percentuali di PIL. Con l'aggravarsi della crisi abbiamo deciso di approvare un'integrazione alla relazione che prevede la possibilità di uno stanziamento ulteriore di risorse di 13,65 miliardi di indebitamento e di 17,5 miliardi di saldo netto da finanziare. Questo incremento si è reso necessario alla luce delle nuove misure restrittive adottate dal Governo, innanzitutto per rafforzare gli interventi che saranno contenuti nel decreto legge che il Consiglio dei Ministri adotterà venerdì prossimo.